Pensate al termine terapia genica, così da, da come si legge sui giornali o da quello che è un po' l'immaginario collettivo, vi viene eh, immediatamente in mente l'idea di correggere i geni di un bambino con una malattia ereditaria. No? E in realtà eh, vedrete che eh, in tutto questo, questo corso eh, eh, in realtà lo scopo della terapia genica e dell'utilizzo delle cellule staminali è sì, è vero, quello di eh, cioè, cercare nuove terapie per malattie che sono incurabili, ma, eh, ma è anche e soprattutto di cercare nuove terapie per malattie incurabili che in realtà non, non stanno nella categoria delle malattie ereditarie. Se voi prendete la popolazione in generale e vi chiedete qual è l'impatto delle malattie ereditarie, cioè le malattie dovute a difetti di singoli geni come eredità mendeliana, e troverete che sono circa fra 4.000 e 5.000 queste malattie. Che sostanzialmente vuol dire che noi abbiamo nel nostro patrimonio genetico circa 20.000 geni che codificano le proteine e che la, fortunatamente la mutazione di tre quarti di questi geni, quindi di 15.000 geni, eh, è incompatibile con la vita. E sfortunatamente invece la mutazione di circa 4.000-5.000 di questi geni consente che nasca un bambino che poi ha una malattia ereditaria. Allora, però, se voi prendete queste 4.000-5.000 malattie e le mettete tutte insieme, fate un eh, meno del 2% dei motivi per cui la gente si ammala e, e muore. Allora, se voi guardate le cause di morte per cui moriva la gente nel, nel 1900, vedete che eh, ci sono un sacco di malattie che sono legate eh, a agenti infettivi, no? e la difterite, le malattie gastrointestinali guardate quante persone morivano in proporzione di tubercolosi di polmonite o di influenza non so, mettete insieme tubercolosi, polmonite, influenza, uh, uh, difterite e vedete che praticamente avete più del 50, quasi 50% della mortalità no? se guardate invece per i motivi per cui moriamo noi eh, vedete che immediatamente la maggior parte delle persone muore di malattie cardiovascolari. Io ho una, lo racconto sempre perché è una cosa che mi ha molto impressionato anche a me e, e quindi forse di voi, qualcuno di voi mi ha già sentito. Ho un collega e amico che, che si occupa anche lui di malattie cardiovascolari. Sia io che la dottoressa Zacchina ci occupiamo di cellule staminali, terapia genica, le malattie cardiovascolari e lui può, fa questo, a, a, fa il professore ad Harvard e inizia i suoi seminari dicendo alla gente adesso ciascuno di voi guardi alla sua sinistra e poi alla sua destra e decidete chi di voi tre morirà di infarto del miocardio o di scompenso cardiaco perché di fatto questa, questa è la realtà, il cioè 30% dell'umanità muore di questo tipo di patologie, un altro 20-25% muore di eh, tumori e poi vedete che c'è una fetta sta crescendo di eh, altre malattie che sono malattie degenerative, quindi demenza, una persona eh, su tre dopo gli 80 anni ha morbo di Alzheimer, eh, eh, diabete, mentre vedete che la fetta di non so, polmonite e influenza è molto mostrosamente ridotta rispetto a quello che poteva essere all'inizio del Novecento. Quindi di fatto il, quello che succede è che eh, la medicina del 1000 del 2000, del XXI secolo, e la malattia di malattie, di condizioni, è una medicina di malattie croniche, di condizioni croniche, no? scompenso cardiaco, artrosi, articolazioni, diabete, malattie neurodegenerative e, e, e così via. Allora noi dedicheremo un'intera lezione nei prossimi giorni. Prova a parlare di uno degli argomenti più affascinanti che è la biologia molecolare dell'invecchiamento, no? che, che è uno dei, dei problemi assolutamente sconosciuti, uno de, secondo me è uno dei misteri più affascinanti della medicina, no? perché la, eh, biologicamente la nostra specie, la specie umana, è, ha un orologio biologico interno che le consente di vivere un massimo di 100-125 anni. E nessuno sa cosa sia questo orologio biologico, cioè, perché 120, non 140, non 80, non, non anche meno, visto che tutto sommato la nostra eh, attività, attività riproduttiva finisce dopo 40-50 anni, perché viviamo 120? E, però fatto sta che con la medicina e con le condizioni così sanitarie, alimentari, igieniche, abbiamo spinto l'aspettativa di vita media eh, reale. E ha oltre gli 80 anni noi in Italia i maschi vivono eh, otta, più di 80 anni, le donne più di 85 anni quindi è come se avessimo un muro eh, fisso, invalicabile e noi stiamo spingendo la nostra vita verso questo muro e quindi sostanzialmente i nostri organi non funzionano più non abbiamo capacità rigenerative riparative nella maggior parte dei nostri organi parleremo un po' di quelli che possono essere i motivi molecolari per cui questo, questo avviene il fatto sta che il motivo per cui è, è, è parlare di questi argomenti di cui parliamo adesso è importante è che una delle caratteristiche comuni di queste malattie degenerative, quindi ripeto parliamo di scompenso cardiaco, eh, parliamo di eh, demenze, parliamo di malattie degenerative delle articolazioni, parliamo di eh, cecità per la degenerazione della retina, parliamo di sordità per la degenerazione dell'orecchio interno. Parliamo di diabete per esaurimento delle cellule beta del pancreas, le cellule beta del pancreas si vengono distrutte nel diabete di tipo 1 o si esauriscono per l'insulina resistenza nel diabete di tipo 2, in entrambi i casi le cellule non ci sono più. Ecco, una delle caratteristiche è che tutte queste condizioni sono legate al fatto che non esistono più determinate cellule chiave in organi chiave. E che il nostro organismo non ha la capacità di rigenerarli, quindi non si rigenerano i cardiomiociti, non si rigenerano i neuroni, non si rigenerano le cellule del pancreas, non si rigenerano le cellule dell'occhio, le cellule del, eh, dell'udito e così via. E, e l'altra caratteristica è che non esiste un solo farmaco per questo tipo di patologie, quindi non esiste nessun farmaco per l'Alzheimer, non esiste nessun farmaco che blocchi la degenerazione o stimoli la rigenerazione. Nel Parkinson non esiste nessun farmaco per la degenerazione retinica. Esistono dei farmaci che bloccano la vascolarizzazione che può essere causa di degenerazione retinica, ma nessuno che faccia rigenerare la retina, niente che faccia rigenerare le cellule beta, niente che faccia rigenerare l'orecchio interno. Se volete investire in qualcosa di molto profittevole, investite nelle aziende che producono accessori che aiutano a sentire meglio, ma non perché questi hanno un senso medico di far funzionare l'orecchio, semplicemente perché amplificano dei suoni, perché quando sono perse le cellule neuroepiteliari dell'orecchio interno non c'è le dionessanti che queste possano essere rigenerate. E uno dei motivi per cui e no, non ci sono farmaci per lo scompenso cardiaco, ci sono sei classi di farmaci per lo scompenso cardiaco, parleremo a lungo di, di questo problema. Però sono tutti farmaci che disperatamente cercano di far sì che i cardiomiociti che sono sopravvissuti funzionino un po' meglio. E quindi cercano di far funzionare meglio questa macchina che ormai è rotta e che ha perso le sue cellule, ma non c'è nessun farmaco che riesca a far rigenerare il, il cuore. No? E il motivo per cui non ci sono farmaci è anche legato al fatto che in realtà l'impresa farmaceutica, anche la ricerca accademica, fino a 15 anni fa ha sviluppato esclusivamente tecnologie per far farmaci sotto forma di piccole molecole, no? quindi piccole molecole. Il farmaco per, per così definizione collettiva è la piccola molecola chimica che viene somministrata con, con vari recipienti in varie formulazioni, no? però è difficile che una piccola molecola chimica abbia un impatto su un problema così grosso come la degenerazione e la rigenerazione dei tessuti. No? Quindi la nuova medicina, no? quella che si sta sviluppando adesso, vedete che già oggi che parleremo un po' di malattie ereditarie, prima io e poi la professoressa Zacchigna, vedete che già oggi parleremo dei primi farmaci registrati alla Food and Drug Administration e all'EMA negli ultimi due o tre anni, che sono invece farmaci basati su molecole, eh, molecole biologiche, no? quindi eh, trattamenti con cellule in grado di rigenerare porzioni. Che, di tessuto che mancano o trattamenti con eh, geni, quindi terapia cellulare o eh, terapia genica, oppure parleremo anche proprio di costruzione di organi, organoidi, organi artificiali in laboratorio, tutti con lo scopo di in maniera cercare di eh, sviluppare nuovi trattamenti per queste malattie, malattie degenerative. Quello che faremo adesso in questa prima parte di oggi è, è però cercare di ripercorrere in chiave storica lo sviluppo di quello che è l'utilizzo dei geni. E in chiave storica l'utilizzo dei geni è nata con questa accezione di cui parlavamo prima, cioè è nata con un'accezione di eh, cercare di ovviare a eh, eh, quelli che sono i difetti, i difetti ereditari. Eh, allora io eh, ho, ho cominciato a occuparmi di terapia genica, diremo fra un attimo che la prima sperimentazione di terapia genica è del 1988 e non era neanche una sperimentazione di terapia ma di marcatura genica di cui vi racconterò fra un attimo, la prima vera sperimentazione terapeutica dell'89 io ho cominciato a occuparmi di terapia genica un anno dopo, due anni dopo, quindi all'inizio degli anni 90 nel, nel 96 avevamo già organizzato a Trieste un grosso convegno internazionale di terapia genica, quindi ho avuto così un po' il privilegio di eh, seguire dall'inizio tutto lo sviluppo della terapia genia, quindi cercherò di anche di darvi così una, una chiave di lettura di evoluzione eh, storica di quello che c'è stato e che ha portato a quello che è la terapia genia. Quindi vi racconterò un po' dall'inizio fino a quello che è ai, 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 tempi, ai tempi nostri. No? E, e l'inizio è nata eh, con una eh, eh, problematica che è completamente diversa dalle malattie ereditarie, ma è nata a Bethesda. C'era un ricercatore molto, molto famoso, che era un clinico che si occupava di immunologia dei tumori. Il, il, il suo nome è Steven Rosenberg, era uno dei professionisti più eh, stimati degli Stati Uniti, che aveva eh, per molti anni cominciato a riportare su, sui grossi giornali. Questo è, io in aggiornano Medicine, questo è un articolo dell'88 dicembre dell'88, dice che se io vado a prendere un tumore solido, in particolare si occupato di melanoma. E, e, e vado a prendere le metastasi di questo tumore solido sapete che i pazienti di tumori solidi non muoiono del tumore no? muoiono sempre delle metastasi, quindi il problema è le metastasi se io prendo la metastasi, la guardo a livello istologico vedo che questa metastasi è sempre infiltrata ma anche il tumore primario lo è, da una grossa quantità di linfociti e lui questi linfociti li aveva chiamati TIL Tumor Infiltrating Lymphocytes e aveva trovato una maniera per disgregare queste metastasi di melanoma e mettere in cultura i linfociti e i, i linfociti in quegli anni là eh, si cominciava a riuscire a coltivarli perché al eh, fine degli anni 70 inizio degli anni 80 un ricercatore che stava anche lui a Bethesda in quel tempo che si chiama Robert Gallo che è diventato poi famoso perché è stato insomma, sostanzialmente il vero scopritore dell'HIV anche se non gli è mai stato riconosciuto con, con il mio premio Nobel che è eh, eh, Robert Gallo aveva scoperto una molecola, una citochina, che si chiama interleuchina 2, che si poteva utilizzare in vitro come stimolatore della crescita degli linfociti. Quindi Rosenberg riusciva a prendere i linfociti, questi til dal melanoma, a metterli in cultura ed espanderli. E la sua idea era quella di poi rinfonderli nel paziente perché questi andassero a riconoscere il melanoma e quindi... Eh, e fossero in numero più grande, magari più rinvigoriti, potessero distruggere il melanoma. Pensate, nel, nell'88 lui aveva già questa idea dell'immunoterapia dei tumori. Noi vedremo quando parleremo di, te, di eh, terapia genica dei tumori che adesso è lo più straordinario successo della terapia genica è degli ultimi due anni con l'evoluzione di questo concetto, cioè l'ingegnerizzazione dei tumori per fargli dei linfociti, per fargli distruggere dei tumori, una tecnologia che si chiama CAR-T, di cui, di cui parleremo, parleremo a lungo. Allora Rosenberg è stato un po' il, 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 il precursore di questo, e dice, ma io come faccio a dimostrare che se metto i linfociti in cultura, poi li rinfondo nel paziente, questi vanno a finire nel tumore e lo riconoscono? Cioè, aveva bisogno di un sistema per marcare questi linfociti e per eh, poterli seguire. Quindi aveva pensato di dire, beh, ma allora prendo un acido nucleico, lo metto, lo trasferisco all'interno di questi linfociti, questi linfociti, l'acido nucleico entra all'interno del DNA e, e quindi marca questi, il DNA di questi linfociti e quindi sono diversi da quelli che il paziente ha e sono quelli che ho manipolato in vitro. Poi se li ritrovo nel tumore, se, se, grazie a questo marcatore genetico, so che sono quelli che avevo rinfuso. Quindi lui fa un esperimento che si chiama di gene marking. Il problema però è che eh, riuscire a trasferire un acido nucleico all'interno di una cellula è molto molto difficile, perché la cellula ha una membrana che è un eh, doppio eh, foglietto, una, un bilele, eh, fosso lipidico, in cui, che è fortemente eh, idrofobico e fortemente non polarizzato. No? Se voi vi ricordate come è fatta una membrana, è fortemente apolare e idrofobica, mentre il DNA è, ha una, um, un backbone, uno scheletro di zucchero fosfato, zucchero fosfato, in cui tutti i fosfati sono carichi negativamente, quindi è un grossissimo anione eh, che deve riuscire a passare attraverso uno strato apolare idrofobico. Mai più, questa cosa non riesce a, 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 a esistere con, con facilità. In realtà alcune cellule riescono a internalizzare il DNA nudo, no? se lo prendo del DNA lo metto a contatto con alcune cellule, queste riescono a essere internalizzate. Queste cellule sono sostanzialmente di due categorie, una sono le cellule di tipo muscolare, quindi cellule cardiache e cellule di muscolo scheletrico, se io metto del DNA nudo, per esempio un plasmide, Oh, plasmide avete familiarità, il no? cerchietto di DNA, può essere, di DNA, che può essere recuperato facilmente dai batteri e propagato nei batteri. Se prendo un plasmide e lo metto a contatto con una cellula muscolare, una cellula cardiaca, un pochino viene internalizzato. Però questo pochino che viene internalizzato è una proprietà intrinseca di questo tipo, tipo di cellule, ma è assolutamente troppo poco perché eh, riesca a, a essere anche portato nel nucleo, e essere espresso, cioè il 99,99% 99 viene internalizzato ma viene poi immediatamente distrutto. Una, quella quantità che riesce a essere portata nel nucleo ed espressa è bassissima quindi, e, e comunque questa non viene integrata all'interno del DNA. L'altra cellula che prende il DNA nudo e lo fa in maniera professionale sono le antigen presenting cells, cioè le cellule che professionalmente sono deputate a presentare l'antigene e di queste in particolare le cellule dendritiche. Quindi se io prendo un circoletto di DNA nudo e lo eh, inietto eh, e mi va pochissimo nel muscolo, pochissimo nelle antigen presenting cells, però quel poco che c'è nelle antigen presenting cells mi basta. Sintetizzare una proteina e queste poi la presentano in MHC di classe 1 e quindi questo mi sta bene per la vaccinazione, quella che si chiama la vaccinazione a DNA. Quindi, quando parleremo di terapia genica dei tumori, una delle strategie che è stata perseguita per molti anni, che è tuttora è perseguita anche delle malattie infettive, è la vaccinazione a DNA grazie al fatto appunto che le antigen presenti in cell sono in grado di prendere il DNA nudo. Però, per esprimere un gene in alte quantità l'efficienza è assolutamente scarsissima. Ci sono dei metodi fisici che si usano in laboratorio o anche negli animali, ma sono anche questi molto inefficaci. Per esempio uno è l'elettroporazione, quindi se io per esempio metto a contatto una cellula in laboratorio oppure anche un muscolo scheletrico, gli infilo due elettrodi all'interno di un muscolo e poi do una eh, inietto, eh, o aggiungo al soprannatante nelle cellule, o semplicemente inietto con una siringa in quella zona del DNA nudo, e poi do una scossa elettrica ad altissimo voltaggio per una piccolissima frazione di tempo. Questa scossa elettrica depolarizza le membrane e un po' di DNA riesce ad entrare. Però anche qui l'efficacia è molto, 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 molto bassa. Oppure se aumento la pressione idrodinamica, per esempio prendo un plasmide e lo inietto in un muscolo in una gamba e poi lego completamente eh, arterie e vena di questa gamba con un laccio emostatico per cui aumento mostruosamente la pressione, esempio, blocco completamente il ritorno venoso. Sostanzialmente aumenta enormemente la pressione per mezz'ora un po' di DNA riesce a entrare nella cellula grazie a questa pressione, pressione aggiuntiva, però le quantità sono sempre molto molto basse quindi troppo poco per pensare di, di eh, fare delle cose serie. Un, un po' di cose serie si possono fare con metodi chimici invece e cioè mettendo in contatto il DNA con eh, lipidi che sono o in grado di formare delle vere e proprie micelle, che contengono il DNA, quindi di formare quelli che si chiamano dei liposomi, oppure con dei lipidi cationici che in pratica hanno una porzione che è fortemente polare, e, è, scusate, una porzione che faccio vedere qua, una porzione polare, quindi carica positivamente, e una porzione invece idrofobica, lipidica. Quindi questi si chiamano lipidi cationici perché hanno una parte cationica che è quella che lega il DNA, che è negativo, e questa parte invece interagisce con le membrane. Allora se io prendo per esempio un acido nucleico e lo metto a contatto, lo mescolo con uno di questi lipidi o meglio ancora con una combinazione di questi lipidi, vedete questi sono i quattro che vengono più utilizzati, no? questo eh, ha una molecola di colesterolo fusa a una parte cationica. E queste sono vari tipi di molecole cationiche, vari tipi di code lipidiche. Ecco che allora eh, questo DNA viene portato in maniera più efficiente che il DNA nudo all'interno all delle cellule. Però, ovviamente, quanto più grande questo DNA, tanto più difficile che venga trasportato all'interno. Allora questo, questo si chiama lipofezione, quindi eh, trasferimento del DNA grazie a un lipide. Il. La, il processo di trasferire un DNA all'interno di una cellula si chiama trasfezione. E nei batteri si chiama trasformazione, ma è esattamente la stessa cosa, ma il termine trasformazione non si usa per le cellule di mammifero perché il termine trasformazione era già riservato alla trasformazione tumorale, no? quindi quando una cellula acquisisce mutazioni che la trasformano in senso tumorale, quella si chiama cellula si chiama trasformazione, quindi la, il trasferimento di DNA all'interno di una cellula è stato chiamato trasfezione. E quindi la lipofezione è una forma di trasfezione che usa lipidi, lipidi cationici. E, e, e questi formano delle strutture come queste che vedete disegnate qua praticamente: c'è il DNA che qui è in grigetto, che si, si intercala in qualche maniera interagendo con i gruppi positivi, i suoi gruppi negativi con i gruppi positivi del lipide. E la parte invece idrofobica sta all'esterno o sta tipo una, una, un sandwich, e, e, e questa è quella che poi interagisce e porta il, il DNA il complesso all'interno all della, della cellula. Altre maniere di fare entrare la cellula sempre nella categoria dei metodi chimici sono, per esempio, i eh, polimeri cationici, eh, e, e praticamente lunghe molecole polimeriche che è più o meno ramificate fino a essere molto ramificate come i dendrimeri che di nuovo legano il DNA da una parte e interagiscono con la membrana, membrana dall'altra in tutti questi casi però quello che succede è che queste molecole facilitano l'internalizzazione del DNA nella cellula però attraverso una via che è la via dell'endocitosi allora, l'endocitosi è un processo per cui la cellula è in grado di prendere DNA, prendere qualsiasi macromolecola che sta nell'esterno, però lo fa ingolfandola all'interno di vescicole. Allora, ci sono quattro tipi di endocitosi. Quella di materiale più grosso, che comprende fino alla dimensione di batteri, che è quella che usano polimorfonucleati, macrofagi, per fagocitare, si chiama appunto fagocitosi, fagocitare per esempio i batteri, o, 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 e, o i funghi. Eh, poi c'è una via invece al contrario che è molto molto piccola, per, per, per materiale molto piccola si chiama eh, eh, macropinocitosi, quindi eh, piccole molecole e eh, eh, piccole particelle. E poi ci sono due vie che sono invece mediate dall'interazione con proteine che stanno sulla superficie della cellula. Si chiamano clatrin mediate endocitosis perché si formano delle vescicole rivestite da una proteina che si chiama clatrina, oppure endocitosi caveolare, perché di nuovo c'è una proteina della cellula che si chiama caveolina, che marca queste vescicole. In ogni caso, vedete che le vescicole che entrano eh, per la maggior parte, eh, forse con l'eccezione della via caveolare, sono indirizzate a finire negli isosomi, che sono una sorta di grande macchina della cellula che distrugge tutte le macromolecole in cui ci sono un sacco di enzimi che distruggono sia acidi nucleici sia, eh, sia le proteine e soltanto una piccola quantità riesce a sfuggire da questa via di distruzione e, e essere libera dal citoplasma e poi essere portata nel nucleo ovviamente se io voglio trasferire un gene voglio che questo, voglio che questo gene si integri nel DNA voglio che arrivi, arrivi nel nucleo e quindi tutte queste vie sono molto inefficaci sostanzialmente. Molto inefficaci in generale. Invece quello che funziona in maniera straordinaria per far entra entrare il DNA è utilizzare i virus, perché i virus, se ci pensate, non sono nient'altro che delle particelle in cui c'è un acido nucleico, DNA o RNA, circondato da una serie di proteine eh, che hanno l'unico scopo quello di... Proteggere l'acido nucleico dalla distruzione extracellulare e di mediare l'internalizzazione all'interno di una cellula. Quindi ci sono milioni e milioni di anni di evoluzione che ha reso i virus delle macchine perfette proprio per consentire l'internalizzazione di acidi nucleici all'interno eh, all delle cellule. Cioè i virus fanno tutto meglio. Quindi eh, invece di entrare casualmente in una cellula lo fanno legandosi a determinati recettori, no? che sono i recettori sulla superficie della cellula Beh, e alcuni di questi si fondono direttamente sulla membrana cellulare senza neanche passare per gli endosomi o comunque se entrano negli endosomi hanno delle proteine che li fanno sfuggire con alta efficienza la via di degradazione dell'isosoma del, del, del hanno delle proteine o sfruttano le proteine della cellula per trasportare i propri acidi nucleici nel nucleo, li proteggono gli acidi nucleici dalla degradazione e poi sono anche fatti per eh, mantenere questi acidi nucleici nella cellula, quindi i virus sono veicoli ideali per, per, trasferire, per trasferire i geni. Allora quando Rosenberg fa questo tipo di riflessioni dice ma che virus posso utilizzare? E a quel tempo c'era una... Eh, c'erano già stati nel eh, 1988 più di 60 anni di ricerca intensissima su una famiglia di virus molto importante in biologia e che quella volta sembrava anche una famiglia importantissima in medicina questa famiglia è la famiglia di retrovirus allora i retrovirus eh, sono dei virus che hanno un acido nucleico fatto RNA, questo RNA ha la struttura di un RNA messaggero, cioè è identico all'RNA messaggero delle cellule. Quindi se vi ricordate i vostri studi di biologia molecolare, come dovreste, eh, ha un CAP al 5-, ha una struttura a introni e soni e poi ha una coda di poli A. Ci sono due copie all'interno della particella. Poi ci sono una serie di proteine che interagiscono con questo acido nucleico all'interno e fuori è circondato da una membrana eh, eh, che è la membrana da cui, eh, eh, della cellula da cui questo è gemmato, quindi praticamente è un doppio fo eh, foglietto fosfolipidico identico alla membrana cellulare su cui ci sono delle proteine, delle proteine del, eh, del virus. Il eh, retrovirus importante per la medicina, che è rimasto come importante per la medicina, è dal 1983 in poi HIV. No? HIV è uno, fa parte di una delle famiglie di cui parleremo a lungo e, dei retrovirus ed ha esattamente questo tipo di, di costituzione. C'è la membrana e, dalla cellula da cui gemma, una proteina sulla superficie del virus che si chiama GP120, e, attaccata ad un'altra proteina del virus che si chiama GP41 e dentro ci sono le due molecole di mRNA che fanno il genoma virale. E, e tre proteine che il virus porta con sé, sempre codificate dal genoma, dal genoma del virus, e delle proteine che si complessano con l'acido nucleico e gli, danno, e gli danno stabilità. Allora, nel ciclo vitale, avete studiato i retrovirus in qualcuno dei vostri corsi? Sì. Bene, allora, se vi ricordate, la, la caratteristica di retrovirus è che si legano a un recettore di superficie, entrano all'interno della cellula, qui avviene l'uncoating quindi praticamente si spoglia delle proteine del capside e, 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 e l'MRNA virale eh, 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 viene eh, convertito in un DNA a doppio filamento ad opera di un enzima che si chiama trascrittasi inversa che il virus porta con seno, questo è l'unico enzima se vi ricordate, che sovverte il flusso dell'informazione genetica, cioè va da un RNA a un DNA, scoperto nel 1973, anzi scoperto un po' prima, ma premio Nobel per la medicina a due ricercatori, eh, Tamin e Baltimore. Baltimore tra l'altro è ancora è, è super, super eh, attivo ed è uno, uno delle menti che io nella mia carriera più brillanti che abbia mai avuto l'occasione di sentire e, 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 di, e con, cui, con cui parlare, ancora molto attivo proprio nel, nel campo dell'immunoterapia, l'immunoterapia dei tumori. Bene, loro scoprono una traschitasi inversa, questo DNA del virus che si viene a formare è una copia eh, del vi, dell'RNA virale, quindi si chiama CDNA e in qualche maniera arriva al nucleo, poi parleremo di come arriva al nucleo, e quando c'è del nucleo eh, è attaccato a questo cDNA c'è un'altra proteina del virus che si chiama integrasi che fa integrare questo DNA all'interno del DNA eh, di uno dei cromosomi della cellula ospite. Quindi da quel momento in poi la cellula ospite invece di avere 20.000 geni ne ha 20.000 più uno che è il, 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 il gene che corrisponde al cDNA virale. E poi il processo di replicazione è semplicemente un processo di trascrizione, abbiamo detto l'RNA virale è un mRNA perché è trascritto dall'RNA polimerasi 2, quindi fa questo RNA, questo RNA da un lato è l'RNA che serve come RNA messaggero per tradurre le proteine virali e dall'altro invece è proprio il genoma che viene incapsidato da queste proteine virali che vengono fatte e il virus gemma dalla superficie e fa un altro ciclo di replicazione. Allora... Eh, ai tempi di eh, Rosenberg si sapeva moltissimo di, per questi virus perché questi erano i virus che eh, causano tumori negli animali. Allora, il primo esperimento molto famoso era stato fatto negli anni 20, nel 1920, da un ricercatore che si chiamava Raus, pensavo fosse un medico, che studiava i sarcomi, quindi tumori maligni del tessuto connettivo nei polli aveva visto che esiste un sarcoma nel pollo in cui lui prendeva le cellule tumorali, le eh, distruggeva, filtrava questo omogenato attraverso un filtro che bloccava tutte le cellule ma eh, era talmente piccolo che comunque riusciva a far passare i virus e prendeva il filtrato, lo iniettava in altre cellule, in, in altri polli e questi polli nello spazio di una settimana sviluppavano un sarcoma. Quindi ha detto: Ah, sta a vedere, cioè, i tumori sono delle malattie infettive. E effettivamente erano delle malattie infettive. Allora, questo anno di poi, noi sappiamo che lui eh, stava studiando questo virus qua, che si chiama il virus del sarcoma di Rouse. Eh, in cui praticamente il eh, genoma virale era fatto da una sequenza ripetuta alle due estremità, che si chiama eh, identica, abbastanza eh, lunga, circa 400-500 nucleotidi, si chiamava Long Terminal Repeat. Eh, quattro, eh, tre geni, che sono i geni qui in verde, sono condivisi da tutti i retrovirus, si chiamano GAG, POL e DENV GAG è quello che codifica per le proteine che fanno il capside del virus, cioè quelle che si complessano con eh, l'RNA virale, e quindi le proteine che in pratica codificano per questa uh, parte qua, che qui è disegnata esagonale, qui invece un po' più zanga di HIV1, no? quelle che proteggono proprio il... Il, il virus. e Poli invece codifica per tre enzimi che il virus porta con sé nella particella: che sono la trascritasi inversa, l'integrasi e poi un terzo enzima che si chiama proteasi, che serve per eh, riuscire proprio a ritagliare fuori da ciascuno di questi. Queste proteine che vengono fatte come polipeptidi grandi, quindi come i polipeptidi, questa proteasi taglia nel singolo subunitano, quindi per esempio Pol viene fatto con un grande polipeptide e poi la proteasi lo divide in trascritasi inversa, integrasi e poi se stessa, non la proteasi. E Env che invece eh, codifica per le proteine della, che stanno sulla membrana del virus e che hanno due componenti, la parte GP120 e la parte GP41. La proteasi taglia il polipeptide, un GP120, un gp 41 nel caso di HIV, nel caso degli altri retrovirus hanno dei nomi generici, quindi la proteina di superficie e la proteina di transmembrana. E poi questo, eh, questo virus si portava con sé un quarto gene che invece era unico per se stesso, che era quello che causava la trasformazione delle cellule e che lui aveva chiamato SARC, SRC. E questa è stata la scoperta degli oncogeni gli oncogeni delle cellule. Uh, e, torno poi su questa. La cosa è, è andata avanti perché altri ricercatori hanno visto: beh, ma non soltanto il, la, il sarcoma delle galline è causato da un virus. Ma se io prendo per esempio eh, eh, malattie eh, proliferative, quindi tumorali degli uccelli, per esempio la mieloblastosi, l'eritroblastosi, quindi tumori maligni della serie mieloide, della serie. Eritroide piuttosto che il, eh, eh, il sarcoma negli uccelli, ma anche la leucemia eh, nei topi, eh, il sarcoma eh, nei topi, il sarcoma nei felini, nei gatti, eh, il sarcoma nelle scimmie. Insomma, una lunghissima serie di tumori. Ecco che tutti questi avevano dei virus associati. Cioè io. Eh, eh, negli anni 40 e 50, i ricercatori riuscivano a prendere la, eh, la, 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 tumori, i tumori originari, i tumori primari, eh, da questi prendevano il filtrato e quel filtrato inducevano tumori nel, eh, nei, eh, negli animali che ricevevano l'iniezione di questo filtrato. E quindi era molto evidente che la causa dei tumori era infettiva. E ed in quel momento là l'interesse era altissimo perché la gente aveva cominciato a cercare i tumori, eh, i virus che causano i tumori nell'uomo. Io mi sono laureato in medicina nel 1994, in luglio, e durante l'estate ho partecipato al mio primo meeting internazionale eh, in cui ho sentito relazioni eh, fantastiche, me le ricordo ancora, di grossi gruppi americani di Stanford, Princeton, Harvard che mostravano come per esempio il tumore della prostata umano fosse dovuto a un retrovirus non ancora identificato, perché facevano vedere proprio che nell'isato della prostata c'era un'attività di trascrittasi inversa, e oppure il tumore della mammella umana fosse dovuto a un retrovirus perché al microscopio elettronico si vedevano delle particelle che sembravano quelle dei retrovirus. I retrovirus hanno delle particelle molto caratteristiche in cui proprio al microscopio elettronico si riesce a vedere la membrana che circonda il capside e nel capside c'è l'acido nucleico. A dei vari. C'è tutta una classificazione, c'è tutta una classificazione di retrovirus, proprio in funzione del tipo di eh, morfologia che si vede al, al microscopio elettronico. Quindi era chiaro, negli anni 80, 70, 80 che i tumori umani sono causati da virus. Finché un gruppo di ricerca di New York fa un esperimento molto semplice. E, eh, se voi vi ricordate dei vostri studi di biologia molecolare, eh, c'è una tecnologia che si chiama, eh, che non si usa quasi più, praticamente. I miei studenti in laboratorio, penso che nessuno sappia farlo, ma si usava molto una volta: che si chiama eh, Southern Blotting. Praticamente questi eh, ricercatori avevano preso, eh, erano interessati a capire eh, come il virus del sarcoma di Raus, torniamo al Sarcoma di Rouse, Il virus del Sarcoma di Raus, quindi era fatto così andava a eh, integrarsi all'interno delle cellule ospite, abbiamo visto che i retrovirus si integrano all'interno delle cellule che vanno a infettarsi, non si chiedevano ma quante copie ci sono all'interno, va a integrarsi in un posto solo, ci sono tante copie, allora cosa avevano fatto? Avevano preso, estratto il DNA di un tumore di gallina, di un sarcoma, e il tumore del corrispondente tessuto connettivo normale come controllo negativo. E, e, e avevano preso questo DNA, l'avevano digerito con degli enzimi di restrizione. Vi ricordate gli enzimi di restrizione tagliano a seconda di determinate sequenze, e, e quindi se uno prende un DNA e lo taglia con un enzima di restrizione, e, e genererà tutta una serie di bande che poi possono essere risolte sull'elettroforesi. Quindi è quello che si chiama una strisciata di bande, c'è cioè una banda dietro l'altra che neanche non possono essere risolte, non ci sono moltissimi tagli per un enzima di restrizione in un genoma. Quindi praticamente avevano una strisciata di DNA del tumore e una strisciata di DNA del tessuto sano. E poi avevano preso il DNA del virus del sarcoma di Raus e l'avevano reso radioattivo e, e avevano esposto questo DNA radioattivo al DNA endogeno per andare a vedere quali erano le bande che venivano ibridate e quindi con un'altra radiografia potevano essere rivelate all'interno di questo genoma. Quindi praticamente si dicevano se c'era una banda sola vuol dire che si integrano in un posto solo, se, se invece va a finire su più bande avrò due copie, tre copie, quattro copie, no? Questo era lo scopo dell'esperimento. E, sorpresa, sorpresa, si accorgono che in realtà le bande ci sono, ma non ci sono soltanto nel tumore, ma ci sono anche nel tessuto sano. Insomma, morale della favola quello che scoprono è che questi oncogeni che causano il cancro dovuto a questi virus, in realtà sono semplicemente delle varianti virali attivate o mutate o iperespresse di geni che normalmente ci sono nel DNA umano e che da quella volta vengono chiamati protooncogeni. Quindi i protooncogeni vengono chiamati, eh, eh, vengono scoperti proprio grazie ai retrovirus. Quindi adesso noi sappiamo che. Tutti questi oncogeni che stanno in questi virus che causano tumori sono semplicemente varianti eh, solitamente mutate o comunque espresse a livelli diciamo, non appropriati, non in tessuto non appropriato, di geni che stanno normalmente nella cellula e che sono soprattutto utilizzati per il controllo della proliferazione cellulare. Quindi la differenza fra un oncogene e un proto-oncogene sta nel fatto che è attivata il virus praticamente per il suo beneficio Evolutivo, evolutivo ha eh, eh, preso una porzione del, eh, eh, del, del, del gene, di un gene cellulare in forma attivata. E solitamente la differenza è che il protooncogene è un gene normale introni, esoni e controllato. Invece, l'oncogene virale è una copia dell'RNA, quindi un cDNA, quindi manca completamente degli introni ed è costitutivamente attivato. A, delle, eh, delle mutazioni. Quindi gli oncogeni sono stati scoperti in questa maniera. E allora lì la, eh, in pratica la caccia ai eh, torno qua, la caccia ai eh, retrovirus che causano i tumori umani eh, si ferma improvvisamente. Quindi ci si rende conto che in realtà non ci sono virus che causano tumori umani con un'unica eccezione ma che in realtà i tumori umani sono dovuti alla mutazione genetica di proto-oncogeni, una mutazione che li trasforma in oncogeni veri e propri. Quindi il motivo per cui le, dalle mucche ai cavalli, al, ai felini, al, ai gatti, a tutti gli uccelli abbiano virus che causano tumori e l'uomo no, è un grande mistero evolutivo perché i nostri tumori sono causati da i tumori sono malattie genetiche dovute alla mutazione di geni che controllano la, la proliferazione e la, il ciclo cellulare invece il, il, la maggior parte dei tumori degli animali sono dovuti a questo ma anche alla, al fatto che esistono virus effettivi perché noi non li abbiamo in realtà non è noto l'unico virus che causa tumori nella specie umana è questo virus qua si chiama HTLV1 che è un retrovirus classico con un'aggiunta a due geni che si chiamano Taxerex. E HTLV1 causa un tumore molto raro, che esiste solo nel bacino caraibico nel Giappone, che è una leucemia a cellule T, si chiamati L, ad alti cellulchimia, che da noi non esiste ed è spesso associata o si sviluppa, in parallelo a un'altra malattia causata dallo stesso virus che si chiama tetraparesi spastica tropicale. E questo è l'unico retrovirus umano che eh, eh, si conosca a causare tumori. Letteralmente è stato scoperto dallo stesso Robert Gallo che aveva scoperto l'interleuchina 2, perché lui era stato capace poi di coltivare questi virus in laboratorio proprio grazie all'interleuchina 2. Poi della famiglia e di questo parleremo poi alla fine fa parte HIV, che anche lui è un classico retrovirus, quindi long terminal repeat, Gag, Pol ed Env. e lui ha sei proteine regolatrici, si chiamano TAT, REV, NEF, VPR, VPU e VIF, sono queste in giallo rispettivamente in, in arancio. È un virus molto complesso però che ha la caratteristica di causare un'immunodeficienza anziché eh, dei tumori. Quindi l'unico retrovirus tumorale umano è HTLV1. E, però durante questa eh, Caccia, ah scusate, ancora una cosa vi dico. Come fanno a entrare all'interno della cellula questi retrovirus? Beh, ciascuno usa un recettore che di solito non è una proteina particolare, ma questi virus sono evoluti al loro ospite utilizzando proteine che sono normalmente espresse sulle cellule eh, dell'ospite che vanno a eh, infettare. Per esempio, eh, questo retrovirus eh, che si chiama eh, Murine Leukemia virus, scoperto da un ricercatore che si chiama Moloni. Utilizza un recettore che è un trasportatore eh, di aminoacidi basici. Eh, questo retrovirus, che è il virus della leucemia dei gibboni, utilizza un trasportatore di fosfati. Eh, HIV utilizza la molecola eh, CD4, il corecettore delle chemochine. Quindi sono molecole molto varie che. Non fanno parte della biologia del retrovirus, ma che semplicemente evolutivamente servono come ancoraggio del virus sulla membrana cellulare, quindi danno però tropismo, tropismo al virus. Per esempio, quando il, eh, il virus dell'HIV si attacca alla membrana cellulare perché attraverso la sua proteina GP120 lega il CT4 a questo correcettore delle chemochine, ecco che allora praticamente cambia la conformazione della porzione transmembrana del virus e questa fa aprire la membrana e il capside entra all'interno direttamente, direttamente nella cellula. Un'altra cosa che vi devo dire però, perché è interessante per quanto verrà, è che vi ho detto che la maggior parte di questi virus che causano tumori hanno un oncogene, no? questo è come di RAUS, questa, questo, questo gene SARC, però questo è il virus della leucemia, il cui prototipo è il virus della leucemia di, Mul di Moloni, quindi è il Murine Leukemia Virus eh, di Moloni, che ha GAG, POL e DENV, però non ha un oncogene, eppure causa la leucemia. Come fa a causare la leucemia questo virus? Beh, innanzitutto con una caratteristica diversa dal virus del sarcoma di Rouse, perché prima vi ho detto che se io prendo una preparazione di sarcoma di Rouse, la metto in un pollo, in una settimana ho un sarcoma. Se io invece prendo una preparazione del virus uh, di Moloni cioè di Moloni, e lo inietto in un eh, topo, mi ci vogliono sei mesi perché questo topo diventi leucemico. Perché cosa succede? Succede che in questi sei mesi il virus continua a replicarsi, ma replicarsi significa infettare una cellula e integrarsi nel genoma e da lì produrre particelle e integrarsi in un'altra cellula, un'altra cellula, un'altra cellula, un'altra cellula, finché casualmente lui va a integrarsi Vicino a o, o, un gene o nel promotore di un gene che è un proto-oncogene e quindi è attiva per mutagenesi inserzionale l'espressione di un proto-oncogene che invece dovrebbe essere spento. Quindi questi virus causano leucemia per mutagenesi inserzionale perché vanno ad attivare un oncogene, uno o più oncogeni eh. cellulari. Bene, allora. Uh, quando ci si è resi conto di questa cosa eh, eh, quindi in metà degli anni 80 si è detto vabbè ma allora uh, gli elementi genetici di un retrovirus sono questo long term repeat Gar, Paul e Dan uh, e vi tralascio i dettagli, i dettagli molecolari e, e dei ricercatori uh, sempre negli Stati Uniti uh, hanno detto: Beh, ma perché non possiamo sfruttare questa capacità di questi retrovirus, di cui sappiamo bene la biologia no, in quel momento, per eh, utilizzarli proprio come veicoli per integrare un gene all'interno delle cellule? Quindi, trasformare un virus in un eh, vettore eh, per il trasferimento genico eh, all'interno all delle cellule. E ecco allora che eh, comincia a, a eh, così farsi strada l'idea di eh, proprio utilizzare questi retrovirus questi retrovirus come, eh, come vettori no? vedete questi sono i lavori questo del 1983 se leggo bene, sì eh, questo del 1984 eh, in cui praticamente questo dice Introduction to New Genetic Material into Proripotent Hematopoietic Stem Cells quindi praticamente loro prendono cellule staminali modificano un vettore e lo utilizzano per inserirlo all'interno all delle cellule. Come si fa a modificare uno di questi vettori? Beh, basta rispettare un po' quelli che sono gli elementi genetici che servono al virus per essere, per essere incapsidato, per essere messo all'interno di una particella. Quindi, in pratica si rimuove completamente Gag Pol e Env e si sostituisce con il gene che interessa, lasciando però intatto il Long Terminal Repeat, questa regione qua che è importante per l'incapsidamento, cioè perché questo RNA messaggero venga inserito all'interno eh, della particella. E altre regioni che servono per aumentare, aumentare eh, l'efficienza. Questo è lo stesso. E, e la maniera con cui all'inizio vengono fatte queste particelle virali eh, con i vettori è quella di prendere una cellula e di eh, ingegnerizzare questa cellula perché esprima Gag, Pol e Denv all'interno del DNA, quindi in pratica questa cellula viene, viene presa il gene Gag-Pol e viene transfettato, quindi con le procedure che dicevamo prima, per esempio lipidi o metodi chimici, quindi bassissima efficienza, però poi viene selezionata una linea cellulare in cultura che esprime Gag-Pol, sulla stessa viene inserito il gene Env, quindi questa, questa cellula esprimerà queste proteine virali. E poi questa cellula viene di nuovo transfettata con metodi chimici con un plasmide che contiene un costrutto come quello che vi ho appena descritto. Quindi, quando questo arriva nel nucleo, comincerà a trascrivere l'RNA virale, ma l'RNA virale è un messaggero come le altre centinaia di migliaia di molecole di. Il RNA messaggero, ma è l'unico che conterrà questa, prote questa sequenza di incapsidamento, quindi le proteine che sono prodotte nella cellula finalmente trovano lavoro, riconoscono questa sequenza di incapsidamento e attivano il processo di produzione di una particella virale. Questa particella virale è, è, sarà una particella virale completamente infettiva e che si porta con sé la trascrittasi inversa, l'integrasi, e quindi sarà capace di fare un unico ciclo di infezione nella cellula bersaglio, quindi di inserire questo DNA all'interno della cellula bersaglio queste linee cellulari che servono per fare questi virus si chiamano vengono, eh, que, eh, che contengono quindi gap, viene fatta una miriade con variazioni diverse che derivano da diversi virus si chiamano packaging cell lines e alla fine eh, eh, viene Introdotto l'ultimo passaggio migliorativo, che è quello di accorgersi che la proteina ENV dei virus è molto poco efficace rispetto a una proteina che viene da un virus completamente diverso, che è il virus della stomatite vesicolare. Questo è un virus che appartiene alla famiglia dei virus della rabbia, che esprime una proteina che si chiama proteina G, quindi questo è VSVG. Quindi eh, virus di malattia vescicolare proteina G, che è, è, è capace di praticamente infettare di far fondere una membrana, quindi la membrana del virus, con una membrana di qualsiasi cellula, quindi di infettare qualsiasi cellula. Quindi, murale della favola, questi virus adesso, eh, questi vettori, vengono fatti prendendo il costrutto che vi ho detto prima, un altro costrutto che esprime questa proteina G, una packaging cell line che ha soltanto gag e Paul e quindi questi due si trasfettano dentro, questa cellula produce la proteina G sulla superficie, produce l'RNA messaggero e si fa una particella virale che ha sulla superficie questa proteina G, e questa proteina G è in grado di infettare qualsiasi, qualsiasi tipo a, a, di cellula. Rosenberg si trova a disposizione tutte queste cose e quindi si prende un retrovirus che contiene un gene per una resistenza antibiotica, ma qualsiasi sequenza genetica andava bene, e prende gli infociti TIL di un paziente, li mette in laboratorio, ci aggiunge questo retrovirus, questo retrovirus si integra all'interno delle cellule, espande queste cellule, ovviamente espandendosi, lui è integrato, quindi si espandono anche loro e tutti le linfociti TIL poi li rinieta nel paziente. Il paziente muore, va a prendere la metastasi e vede che le metastasi sono infiltrate da linfociti che portavano il retrovirus. Quindi ha fatto il primo esperimento in cui un essere umano ha ricevuto un materiale genetico esogeno. Questa è 1988 pubblicato poi due anni dopo, la nascita della terapia genica, che però non era terapia, era un esperimento di gene marking per dimostrare che eh, questi linfociti riandavano all'interno delle cellule. Quegli anni però erano anni storici della biologia, perché erano gli anni in cui erano stati anche identificati i primi geni responsabili delle grandi malattie ereditarie. 1989 il gene che causa la fibrosi cistica. 1987, due anni prima, il gene che causa la distrofia muscolare di Duchenne. E quindi mette, facendo 2 più 2 cioè è possibile, abbiamo la tecnologia di retrovirus che possiamo utilizzare per trasferire i geni all'interno delle cellule. Conosciamo quali sono i difetti genetici delle malattie, alcune malattie recessive più importanti. No? Queste sono malattie in cui se c'è una copia malata e una copia sana, il fenotipo è assolutamente sano. No? I genitori di un bambino con fibrosicistica sono assolutamente normali perché portano un allene mutato, un allene malato. Il bambino ha avuto la sfortuna di ereditare la copia malata dei entrambi i genitori. Stessa cosa, distrofia di muscolare di Duchenne, no? malattie legata al cronosoma X, ma la madre solitamente sta bene. E quindi, in ambiente pediatrico, stavolta in, in, soprattutto in California. I pediatri vedono molti di questi bambini con genitori normali e bambini severamente malati per le malattie autosomiche recessive e dicono beh, ma allora utilizziamo questa tecnologia talvolta non per fare gene marking ma per fare vera e propria correzione. Ovviamente devo avere una malattia in cui eh, devo riuscire anche a trasferire questo gene in maniera, in maniera appropriata no? e, e subito si viene da pensare che il tessuto in cui devo farlo, la strategia con cui devo farlo, può essere di due tipi, cioè o devo fare il trasferimento direttamente nel, nel bambino, per esempio se ho un difetto dell'osso dovrei trasferirlo a tutte le eh, ossa, molto difficile, ho un difetto nel cervello, dovrei trasferirlo al cervello, molto difficile, ma anche al polmone, difficile, al fegato, è grande, 10% delle cellule del corpo, però invece esistono delle cellule che, in cui posso fare il trasferimento genico, in laboratorio come aveva fatto Rosenberg con i linfociti, perché io so che per esempio tutte le cellule del sangue mi derivano da pochissime cellule staminali, io so che posso recuperare, recuperare queste cellule staminali nel caso dell'uomo e eh, eh, so che se io prendo il midollo osseo o addirittura il sangue periferico, non quel tempo il midollo osseo, e, eh, e faccio una separazione magnetica, praticamente prendo un anticorpo contro la proteina CD34, e una pallina magnetica, la, prendo il midollo osseo e, e prendo l'anticorpo legato alla pallina magnetica, lo metto a contatto con il midollo osseo e poi metto a contatto la sospensione di cellule con l'anticorpo attaccato su un magnete, e mi si attaccheranno tutte le cellule CD34 positive e elimino tutto il resto. E poi faccio la stessa cosa con un anticorpo per la proteina CD38 e questa volta prendo quello che è C38 negativo, quindi separo tutte le cellule del midollo che sono C34 positive e C38 negative e so che qui al loro interno una su 1000, una su 10.000 è una cellula staminale ematopoietica e queste le ho lì in laboratorio. E allora a quel punto io posso eh, fare una cosa molto semplice che è prendere queste cellule, prendere un vettore retrovirale, trasferire questo vettore retrovirale. All'interno di queste cellule e poi rimpiantarle nel paziente. Quindi utilizzare una tecnologia che di nuovo era partita a partire dagli anni penso 40-50, che era la tecnologia del trapianto di midollo osseo. Il, e questo è un trapianto di midollo osseo eh, con l'unica aggiunta che tengo queste cellule in cultura per 48 ore per permettere il trasferimento del gene utilizzando un vettore. Virale. Il Trasferimento genetico utilizzando un vettore virale come nomenclatura è trasduzione, quindi trasfezione se uso DNA nudo, trasduzione se uso un vettore, un vettore virale. Perché si usava il, il trapianto di midollo, si usa ancora il trapianto di midollo autologo? Beh, quella volta si cominciava a usare per eh, molte neoplasie e quindi c'era già una tecnologia abbastanza sviluppata, ma la tecnologia non è diversa del trapianto di midollo allogenico e Già quella volta si cominciava a utilizzare, insomma è stata una delle più grandi armi a disposizione soprattutto della, della pediatria per le malattie, per pediatria emato oncologica per le malattie, le malattie oncologiche del, del bambino. E questa cosa funziona in maniera straordinaria, cioè l'efficienza in laboratorio è vicino al 100%. Vi faccio vedere un esperimento che facevamo noi così, in, in, in un paio di decadi fa. Allora, C'è una malattia che si chiama malattia granulomatosa cronica, CGD, chronic granulomatose disease, che è dovuta a un difetto di questo meccanismo. Questo è un complesso di proteine, si chiama NDPH ossidasi, che sta sulla membrana, adesso si sa di tutte le cellule, ma soprattutto dei polimorfonucleati, dei, quindi dei neutrofili e dei macrofagi, che è la principale via di difesa contro batteri e funghi. Quindi praticamente il batte, il, queste cellule fagocitano un batterio, e quindi ce l'hanno nel vacuolo di fagocitosi. Sulla membrana del vacuolo di fagocitosi c'è un complesso di due proteine che si chiama GP91 e GP22 che è inattivo, ma la fagocitosi attiva la fosforilazione di una proteina che sta nel citoplasma, che si chiama P47, che si lega a altre tre proteine, P67 e P40, che vanno quindi a, a formare un complesso sulla membrana che si chiama NDPH ossidasi che è il principale produttore di anione superossido. L'anione superossido poi viene convertito in acqua ossigenata ed è quello che praticamente dà tutte le specie reattive dell'ossigeno che distruggono il microorganismo. I bambini che hanno un difetto di GP91, di P47, di più i 67 sono bambini che eh, fanno la fagocitosi, ma poi i batteri continuano a moltiplicarsi all'interno delle cellule, e fanno soprattutto a livello di polmone, del fegato, delle masse enormi di funghi, sono masse similtumorali, ma sono masse infettive e non c'è niente da fare per questi bambini, cioè si riescono un po' a controllare con la terapia, eh, con la terapia antibiotica o antifungina, però e alla fine muoiono di infezione. Allora se voi prendete delle cellule staminali, questo per darvi un'idea di quanto funziona questa roba, Cellule staminali eh, ematopoietiche, di, quindi prelievi di osseo di un bambino eh, normale. Eh, queste cellule possono essere coltivate in laboratorio per dare delle colonie e poi queste colonie vengono esposte a un colorante che diventa marroncino se queste cellule producono eh, superossido anione, quindi hanno l'inea di pH ossidasi. Vedete che tutte le colonie di cellule sono belle positive. Prendete un bambino con malattia cronolutosa cronica. Fate la stessa cosa e vedete che praticamente rimangono, sono tutte negative. Prendete questo stesso bambino e un vettore retrovirale che esprime questa proteina che era quella mutata GP91, e vedete che tutte le colonie diventano positive. L'efficienza è praticamente vicina al 100%. Quindi questi vettori funzionano in maniera straordinariamente efficace. Allora, eh, 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 ci sono, a partire dalla cellula staminale emotopoietica, tutta una serie di malattie che si gioverebbero di questo tipo di approccio, perché la cellula staminale emotopoietica dà origine a un precursore linfoide comune, da cui poi si dividono due braccia, uno che dà origine alle cellule B, quindi alle plasmacellule, quindi produzione di anticorpi, e l'altro che dà origine a un precursore da cui a sua volta derivano le cellule NK oppure i linfociti T. E questi in rosso sono geni che sono indispensabili per la maturazione di queste cellule, la ricombinazione RAG1, e RAG2, Artemis, DNA di Gasi, dei geni dell'immunoglobulina. Quindi se questi geni hanno una mutazione, ecco che un braccio o più braccia del sistema immunitario non funzionano. E quindi i bambini che nascono sono bambini che sono, hanno un'immunodeficienza primitiva. Che di solito è così severa da portarle alla morte. Quindi questi bambini sono collettivamente eh, conosciuti come affetti da skid severe combined immunodeficiency syndrome, e a seconda del difetto eh, sono affette le cellule T, B, NK o solo le T NK e così via. Sono tutte queste proteine che vi ho fatto, che vi ho elencato, che vi ho elencato prima. Allora, i bambini comunemente sono anche noti come Bubble Boys, perché negli anni Ottanta c'era qualcuno, probabilmente con un'idea un po' disgraziata, che aveva pensato di far sopravvivere questi bambini mettendoli all'interno di capsule di plexigas in cui tutto il cibo veniva passato dentro dopo essere stato sterilizzato e così giocato, eccetera. Però questi bambini ovviamente arrivavano alla fine dell'infanzia, all'inizio dell'adolescenza, appena uscivano, morivano di infezione, perché il sistema immunitario. Non funziona. Non funziona completamente. Allora, una di queste malattie è dovuta a un difetto di questo enzima che si chiama adenosina diaminasi, che, vedete, eh, sta un po' a monte di, della produzione sia di cellule B, sia di cellule T, sia di cellule NK. E, e questo è un enzima che è indispensabile per la sintesi eh, dei eh, mh, precursori delle purine e quindi praticamente per la sintesi del DNA. Ora in realtà la sintesi del DNA avviene in tutte le cellule, quindi, però per qualche motivo, non si capisce ancora bene, forse perché i linfociti quando sono attivati da un antigene proliferano molto molto rapidamente, eh, eh, però insomma ha un fenotipo soprattutto nel, nel sistema immunitario, eh, con sintomi proprio da SCID, no? quindi infezioni mortali e tutta una serie di altri tipi di problematiche, un'unica possibili, possibilità di terapia in quel momento era eh, eh, il, trapianto il trapianto di midollo. trapianto di midollo eh, però con delle efficienze eh, veramente terribili perché eh, eh, se si trapianta da, eh, ecce, eh, da, da mh, fratelli eh, a che le ha identici si ha una sopravvivenza del 65-90% però ci sono anche problemi neurologici eh, di comportamento nel, nel follow-up. Se si trapianta invece da donatori eh, non a che le ha identici, eh, le percentuali sono veramente 1 su 3 o 1 su 5, a seconda che si distrugga parte del resto del bidollo dollar non si distrugga. Quindi diciamo una, una terapia che se uno non ha un fratello identico, un fratello quasi gemello, eh, da cui trapiantare e eh, non ha nessun tipo di terapia disponibile finché eh, all'inizio degli anni '80 non viene prodotta l'enzima ricombinante. Quindi si riesce ad avere una forma di adenosina di amminasi come proteina, come farmaco. Ehm, che dura a lungo perché è coniugata con politilenglicol, che è una molecola che si aggiunge a molti di questi fattori ricombinanti per consentire di aumentare l'emivita. Eh, questo ve lo dico perché c'è un passaggio interessante in questo in cui il PE GAGADA è importante. Allora, cosa, cosa fa un gruppo a Bethesda sulla scia di questo esperimento di gene marking? Fa il primo esperimento di terapia genica eh, vera. E eh, praticamente prende un vettore retrovirale che contiene il cDNA dell'adenosina deaminasi, prende i linfociti T di, una, eh, di due bambini, eh, eh, di cui quello più famoso, insomma, si conosce anche il nome nella storia della medicina, si chiama Shanti de Silva, e eh, eh, prende i linfociti T di questo, questo bambino, ci mette il vettore retrovirale. Rinfonde linfociti, linfociti T. Successivamente a questi due bambini, subito dopo, la sperimentazione invece che su linfociti T viene fatta direttamente sulle cellule staminali CD34 positive. E con molta fanfara cominciano a partire tutta una serie di altre sperimentazioni esattamente con lo stesso tipo di procedura, quindi vettori retrovirali. Per affrontare tutta una serie di altre malattie il cui fenotipo viene da difetti della cellula staminale ematopoietica o difetti delle cellule che derivano dalla cellula staminale ematopoietica, quindi malattie da cumulo lusosomale quindi mucopolissaccaridosi come Gaucher, Fabrice, Hunter, Harler, difetti dei fagociti, la malattia cromatosa cronica e così via. Uh, questa cosa viene salutata come più grande successo della medicina degli anni, degli anni 90. vedete venivano pubblicati dei libri eh, così super enfatici. Questi libri sono proprio un esempio di spazzatura, spazzatura della letteratura medica, a cominciare dal titolo, no? Altered Fates. Vedete fra un attimo che tutta questa roba qua che vi sto dicendo non funziona, no? fatta così. Oppure guardate, questo, questo libro ha tre errori nel titolo: correggere il codice. Allora, primo la terapia genica fino a questo momento non corregge ma aggiunge, cioè aggiunge un cDNA di un gene difettivo, no? quindi ci sono due copie difettive di geni e io ne aggiungo una buona. E poi il codice genetico non è correggibile, il codice genetico è il vocabolario che trasforma una sequenza di tripleti del DNA in una sequenza di amminoacidi, quindi il codice genetico è universale per tutto quello che vive sul pianeta Terra. Quindi quello che fa la terapia genica e semmai correggere o modificare la sequenza, perché il codice è immodificabile. E, e, e però e si aspettano un paio d'anni, questi bambini con l'ADA sopravvivono, perché nel frattempo, per motivi etici, continuano a prendere il replacement con il farmaco ricombinante e a un certo punto viene discontinuato il farmaco e ci si accorge che questi bambini hanno un'immunodeficienza, cioè che questa cosa non ha funzionato. Si va a vedere cosa succede nel sangue di questi bambini, effettivamente ci sono cellule marcate nel sangue dei bambini. Per esempio, se uno prende eh, i granulociti di un bambino, i granulociti sono delle cellule che vivono molto poco, vivono poche ore, 4-8 ore. Quindi se uno, dopo 7 anni da un trattamento di terapia genica, ha dei granulociti positivi per il virus, vuol dire che veramente il virus è entrato nella cellula staminale. Il problema è che però queste cellule staminali che hanno funzionato sono lo 0,01-0,1% del, del totale. E ci si accorge che il problema è che se io prendo in laboratorio una cellula staminale per farla diventare suscettibile alla trasduzione con vettore retrovirale come quello di Moloni, quello di cui stiamo parlando, devo stimolarla a proliferare. Perché? Questi virus, retrovirus, non hanno la capacità di entrare nel nucleo di una cellula che non si replica. Hanno bisogno di aspettare che la cellula faccia un passaggio di replicazione perché il nucleo si rompa quando avviene la mitosi, quindi questi hanno accesso alla cromatina della cellula e si integrano. E però ci si rende conto che non esistono delle tecnologie disponibili che consentono a una cellula staminale ematopoietica di proliferare senza anche cominciare il processo di differenziamento. Quindi è vero quello che vi ho detto prima, che l'efficienza di trasferimento genico è vicina al 100%, ma è un'efficienza di trasferimento genico in cellule che hanno perso la capacità staminale. Per cui vengono fatti anche degli esperimenti in cui vengono infusi a questi bambini le cellule corrette, si vede che all'inizio dell'infusione sono, non so, 100, poi rapidamente, in uno spazio di 6 mesi, arrivano a 0,1. Perché queste cellule ci sono, ma non sono più cellule staminali, quindi vengono rapidamente, rapidamente eh, esaurite. E pensate che l'ematologia sperimentale a tutt'oggi non ha un metodo per espandere le cellule staminali: il trapianto di midollo funziona perché io prendo le cellule staminali, posso anche congelarle e poi le rinfondo, ma non posso prenderle in cultura, espanderle e poi rinfondo. Non esiste una maniera per espandere una cellula ematopoietica staminale in maniera che rimanga staminale. Tutta questa grande enfasi della terapia genica rimane e, e, e si sgonfi in un attimo, compaiono a comparire titoli come questi, questa è un'intervista a un ricercatore italiano che si chiama Claudio Bordignon, che sta la San Raffaele adesso e che era stato uno dei grandi attori all'inizio della terapia genica, vedete il titolo Terapia genica, genica un blef, tutte queste promesse in realtà dopo, dopo questo è il 95, quindi a sette anni dopo non sono state, non sono state mantenute. Improvvisamente succede ancora un, un, un altro capitolo fondamentale. Un ricercatore di Parigi si chiama Len Fischer, all'ospedale Necker di Parigi, fa un esperimento esattamente come quello che vi ho detto per un'altra malattia. Però, una malattia in cui è difettosa questa proteina qua, si chiama catena gamma, gamma chain. Vedete che è una proteina che eh, serve per fare cellule NK e cellule T. E questa gamma chain si chiama Common Gamma Chain perché questa in giallo qua, che è la proteina comune, a tutta una serie di recettori. Per esempio il recettore dell'interleuchina 2, 15, 4, 7, 9, 21, sono fatti da delle proteine che sono specifiche per il recettore, più questa gamma chain. Morale della favola è se io ho un difetto nella gamma chain, questa sta sul cromosoma X, quindi se il bambino maschio eredita un cromosoma X è malato dalla madre, ecco che improvvisamente i suoi linfociti non riescono più a rispondere a nessuna di queste citochine, quindi ha una skid, cioè non funzionano contemporaneamente tutte queste citochine. E Fischer fa un esperimento esattamente a quello che, siamo qui nel 2000, che, che vi avevo detto, cioè prende il midollo, eh, recupera le cellule CD34 con le bid magnetiche, attiva queste cellule con delle citochine che stimolano la proliferazione, usa un vettore basato sul virus di Moloni che esprime il CDNA della gamma chain e rimette queste cellule nel paziente. Tutti si aspettano che il destino sia uguale a quello delle altre 70-80 sperimentazioni cliniche e invece eh, questi bambini guariscono. Lo fa all'inizio eh, eh, su. Eh, non mi ricordo quanti sono qua. Eh, vabbè, lo fa su una serie di bambini, una piccola serie di bambini e, e la maggior parte di questi bambini. Eh, da immunodeficienti destinati a vivere nella bolla o a morire, si prendono, vanno a scuola giocano nella polvere, stanno con i loro bambini eccetera e lui arriva a un congresso dell'American Society of Gene, Gene Therapy e quando questa pubblicazione su Science non era eh, ancora stata pubblicata presenta questi dati, Io mi ricordo 4.000 persone si alzano nella sala gli fanno 5 minuti di standing ovation il più grande successo che, è mai, che sia mai capitato questa cosa è assolutamente, assolutamente eccitante. E il problema è che dopo due anni dice: ah, ma Guarda, eh, due di questi bambini hanno sviluppato una leucemia. E, allora, il fatto che ci siano leucemie in un bambino è frequente, e quindi non vuol dire niente. E il fatto che, che le cellule leucemiche contengano il virus eh, anche non vuol dire niente perché. Praticamente eh, questi bambini hanno un sistema ehm, immunitario che, in cui le cellule continuamente muoiono e, e, e non, non riescono a sopravvivere. E quindi eh, e quando invece vengono corrette dal vettore retrovirale ecco che riescono a replicarsi, quindi praticamente tutto il sistema immunitario viene ripopolato da queste cellule. Però comincia a essere preoccupante che siano due bambini che sviluppano la malattia due anni dopo e ancora più preoccupante perché eh, ci si accorge che eh, questi bambini avevano in entrambi i casi l'integrazione del retrovirus a livello dello stesso gene cellulare. E questo gene cellulare era eh, un proto-oncogene che si chiama LMO1, un oncogene che non è attivato frequentemente nelle leucemie dei bambini, LMO2, eh, ma che eh, nel topo, per esempio, se io ovoro esprimo. Ehm, riesce a causare una leucemia e quindi in pratica era un classico esempio di mutagenesi inserzionale dovuta a un vettore eh, di moloni. Quindi quello che era successo era che questi bambini avevano a causa della loro malattia tutte queste cellule che mancavano di recettori e quindi non subivano la stimola di sopravvivenza delle rispettive citochine e quindi continuavano a morire per apoptosi. Appena una di queste cellule aveva un vantaggio selettivo perché era stata trasdotta col cdna giusto e cominciava ad espandersi. Quindi rapidamente, nello spazio di sei mesi, questi bambini hanno rifatto il loro sistema immunitario. Però l'hanno rifatto e, e, e in maniera che questo, la combinazione di questo gamma chain che dava questo vantaggio proliferativo era così forte che i cloni leucemici, i cloni che eh, inattivavano questo, eh, questo, questo eh, protooncogene erano eh, favoriti dal punto di vista selettivo, quindi praticamente il trattamento aveva selezionato i cloni, i cloni eh, leucemici. Allora eh, eh, questa cosa è molto preoccupante perché nel momento in cui eh, viene riportato questo problema della leucemia c'erano già... Diversi centri anche a Londra, negli Stati Uniti che facevano terapia per eh, questa malattia, viene tutto bloccato immediatamente, anche in Italia viene, Milano è sempre stata molto attiva nella terapia genica, c'è questa ematopoietiche, viene bloccata tutta la sperimentazione, poi si comincia un po' a ragionare e, e, e si dice: e, e, insomma, però dobbiamo un po' attimo. sì, ma il Gene gamma chain che ha attivato il protocolcogene? È stata un'attivazione casuale. E, allora, i retrovirus vanno a integrarsi in maniera casuale, però la combinazione dell'inattivazione di LMO2 e la presenza di gamma chain dava un vantaggio proliferativo enorme alla cellula per cui praticamente c'è stata una selezione naturale dei cloni tumorigenici rispetto a quelli in cui la gamma chain si poteva essere inserita dall'altra parte quindi praticamente la leucemia non è, i tumori non sono nient'altro che questo no? cellule che hanno una proliferazione controllata improvvisamente c'è una cellula che invece che in cui vengono completamente distrutti i meccanismi che controllano la proliferazione quindi questa cellula comincia a proliferare e prolifera molto più delle altre e, que e questa è una leucemia sostanzialmente e qui questo è esattamente quello che è successo qua no? e alla, alla fine si comincia a ragionare un po' si dice sì però tutte le altre malattie non hanno dato questo quindi questo è dovuto a al fatto che era la combinazione infausta, e imprevedibile della gamma chain con lmo2 che dava questo perché le altre malattie le altre, gli altri terapie geniche non avevano dato questo tipo di problema. E anche andando a vedere cosa succede poi di questi bambini, eh, il riassunto è che su otto pazienti che erano stati eh, seguiti per nove anni, eh, eh, alla fine soltanto quattro di questi avevano sviluppato la leucemia, mentre gli altri erano completamente e sono tuttora completamente guariti. Quindi si dice beh forse non è tutto da buttare, c'è cioè bisogna un po' cercare di regolare questa cosa e capire come com procedere. Però questo problema della mutagene inserzionale con questi vettori di moloni è veramente grave. Per esempio, l'altra malattia di cui avevo parlato, la eh, malattia reumatosa cronica, è stata anche soggetto di terapia genica, stavolta una combinazione fra eh, eh, Inghilterra e Germania, e anche qui eh, è stata fatta su due bambini Nessuno dei due bambini aveva avuto beneficio terapeutico, però in entrambi si era visto che c'era mutagenesi inserzionale invece di questi altri tre geni, che erano tre geni, sono tre geni che attivano la proliferazione. Quindi c'è proprio nella biologia di questi retrovirus murini quella di andare a attivare geni a caso, ma se questi geni sono geni che aumentano la proliferazione ovviamente si selezionano cloni con potenzialità maligne. E, e da questa cosa, da questo impasse, si esce con due grandi trovate che sono due trovate che hanno un marchio totalmente italiano, una di un ricercatore italiano che stava in quel tempo al Solchi Institute, che si chiama Luigi Naldini, adesso è il direttore del Teleton a Milano, e l'altra proprio del, di un gruppo di ricerca eh, di Milano. E queste due trovate sono le seguenti, Naldini dice, eh, vabbè... Questi virus di Moloni si chiamano virus gamma retrovirus, hanno questo problema della, della, della mutagenesi inserzionale. Però eh, eh, io posso pensare di usare anche altri membri della famiglia di retrovirus. Allora dice, perché non provo a pensare di usare l'HIV stesso? Allora, HIV fa parte di una famiglia che si chiama lentivirus, di cui fa parte. Appunto, HIV 1, HIV 2, ma anche virus che causano immunodeficienza nei bovini, negli equini, eh, un'anemia cronica negli equini, causano l'encefalite nella capra eh, e c'è un virus eh, cugino eh, nella scimmia. E, eh, HIV causa eh, l'AIDS, eh, però uno può pensare di ingegnerizzarlo eh, per rimuovere tutta una serie di geni e quindi togliere la capacità eh, di, di, di causare malattia, invece, lasciare intatta la capacità di trasferire geni, perché è interessante HIV. Perché questi membri della famiglia dei lentivirus, anziché andare a richiedere che la cellula si divida, quindi passi attraverso una mitosi per riuscire a integrarsi nel genoma della cellula ospite, sono in grado di oltrepassare i pori nucleari, quindi sono in grado di andare a inserire il proprio DNA nelle cellule che non si dividono. E quindi per le cellule staminali ematopoietiche non c'è bisogno di spingerle a dividersi, ma è, è, è sufficiente mantenerle quiescenti, quindi si tengono le cellule in uno stato un po' più staminale. Il problema però è abbastanza, abbastanza complesso perché qui ci sono sei geni aggiuntivi, di cui eh, alcuni sono indispensabili. Quello che fa Naldini all'inizio è quello di dire, va bene, allora io faccio, eh, rimuovo, e questa porzione del, del genoma cioè Gag, Pol ed Env i geni regolatori e faccio un vettore che abbia questa struttura qua per io so che i geni regolatori mi servono ancora e quindi faccio un altro plasmide che contiene eh, che non ha più Env quindi il virus non è più infettivo quindi non è più un HIV che possa dare immunodeficienza però contiene ancora Gag, Pol e i geni regolatori e in più lo pseudotipizzo con VSVG, no? Env è quello che codifica per le proteine che legano il recettore, qui il recettore non mi interessa perché lo faccio, ah, si chiama pseudotipizzazione, perché è un virus che è un lentivirus, ma la superficie è quella del virus della rabbia, no? quindi è un pseudotipo. Quindi lo pseudotipizzo con VSVG. Ovviamente, allora lui pubblica questo lavoro, penso di avere anche la pubblicazione, è? non c'è, non fa niente. Lui pubblica questo lavoro... Su Science e tutti dicono: ma ah, tu sei matto perché voglio dire, la probabilità che si formi un virus infettivo è altissima. E, e, e poi se, questo, se io faccio questa terapia in un bambino, questo bambino in qualche modo in maniera viene a contatto con HIV, lì si forma chissà quale ibrido, eccetera, impossibile pensare di andare avanti eh, con la terapia. E allora da lì però si sviluppano vettori lentivirali di seconda generazione e terza generazione che sono molto semplificati in cui Praticamente eh, quelli che si usano adesso sono fatti a quattro componenti, quindi hanno il vettore originale, come quello che vi ho descritto, poi tutti i geni regolatori sono rimossi, rimane solo Gale e Pol, tranne uno che si chiama Rev, e poi questi vengono pse pseudotipizzati. Quindi ci sono quattro plasmidi che si trasfettano all'interno della cellula nel laboratorio e questi creano una particella virale che contiene questo virus, questo virus qua. E la cosa interessante eh, è che a differenza di Moloni, questo virus HIV non va a integrarsi nei promotori dei geni, quindi attivando una trascrizione, ma si integra sempre all'interno dei geni, ma in maniera molto più dispersa. E quindi la probabilità di mutagenesi inserzionale è molto molto più bassa. E poi il secondo vantaggio è quello che... Questi sono in grado di andare a infettare le cellule che eh, non si dividono. Questo è il lavoro originale di... Eh, eh, il lavoro originale di Naldini, quando era al Institute, in cui aveva dimostrato nel 1996 in che questi, con questi vettori riusciva a infettare i neuroni, che per definizione sono cellule che non si infettano. Eh, allora, infettare i neuroni, per esempio, è qualcosa che è fuori dalla portata per un vettore di moloni, invece può essere ottenuto con un vettore HIV. Questi vettori vengono chiamati subito dalla collettività vettori lentivirali, perché non si vuole fare... In maniera paura con l'idea, cioè, immaginate di dire una madre: Guarda, curo la malattia del tuo figlio con il virus che causa la DS. Invece usare il termine vettori lentivirali è molto più gentile, però in realtà sono vettori basati, basati su eh, HIV. E questa è la prima grande trovata, cioè sostituire eh, il virus di moloni con i vettori lentivirali. La seconda trovata è molto più banale. Perché uno dei problemi della terapia genica all'inizio, no? eh, il motivo per cui anche aveva funzionato quella per la gamma chain dell'X-Kid, no? era che eh, eh, per motivi etici si diceva io eh, prendo le cellule staminali del bambino, ci metto dentro il vettore virale e le metto dentro, le rimetto nel bambino. Però queste cellule che erano manipolate comunque in laboratorio andavano, ed erano poche, andavano a competere con tutte le cellule staminali endogene che erano ancora mutate, però per motivi etici non si faceva l'ablazione del midollo, cioè nella, nella, nel trapianto di midollo autologo eh, il, il, il ricevente viene prima ablato, cioè si fa la completa distruzione del midollo in maniera che riceva solo il midollo, il midollo nuovo, ma perché lì si cercava di curare una leucemia, quindi di distruggere i cloni leucemici. Viceversa, nel trapianto di midollo nella terapia genica eh, è troppo rischioso per far fuori il midollo del bambino. E si scopre però, e di nuovo questa è una trovata del, del San Raffaele a Milano, che esiste un farmaco che si chiama Bussulfano, che si usa per il condizionamento pre-trapianto pre, pre di midollo, che è un farmaco un chemioterapico citotossico, però con una tossicità dose-dipendente. Molti farmaci. Chemioterapici che si usano per l'ablazione midollare, eh, non si riescono a dosare bene. Invece il in bussulfano uno può tarare la dose e distruggere una percentuale di cellule eh, più o meno a piacimento, eh, eh, senza che si rischi di andare in una condizione di aplasia midollare completa. E quindi in, le nuove terapie vengono fatte con il bussulfano per fare eh, conditioning, cioè quindi praticamente. Fare un'abiliazione midollare parziale e poi utilizzando i vettori lentivirali. Ed ecco allora che si cura la SKID. Finalmente si trova una maniera. Scusate, questo, eh, questo qua, si cura eh, 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 la SKID. Con questa combinazione, siamo arrivati nel 2009, ci sono le prime serie di pazienti con ADA che vengono completamente guariti. Completamente guariti vuol dire completamente guariti. Eh, eh, questo è eh, eh, fatto al, al, eh, a San Raffaele a Milano, e eh, questo è il primo follow up di diversi anni eh, di eh, questi pazienti. La cosa ha talmente successo che l'anno scorso c'è una data, qua la vedete, no, forse non l'ho messa. L'anno scorso, due anni fa, eh, praticamente c'è un update sulla sicurezza e l'efficacia e qui la sopravvivenza è il 100% per 18 pazienti con ADAS-KID e la ricostituzione, quindi l'effetto terapeutico in 15 di questi 18 pazienti senza nessuna trasformazione leucemica e questo viene insomma, considerato il primo successo terapeutico per questi Bubble Boys, così con tanto successo che questo farmaco viene, eh, cioè questo trattamento viene trasformato in un vero e proprio farmaco, sottomesso per l'approvazione all'European Medicines Agency, all'EMA, eh, quella che adesso invece di Milano sembra andare ad Amsterdam, e viene registrato dal GSK, GlaxoSmithKline, con il nome di StreamVelis. Del primo trattamento di terapia genica registrato e disponibile, disponibile commercialmente, non, non senza problemi, perché considerate che questa è una malattia rara, colpisce un bambino su mi pare 100.000 nati vivi, quindi molto rara. E il trattamento, eh, ah, no, scusate, eh, eh, peggio ancora, uno su un milione, eh, quindi 10 volte peggio di quello che vi ho detto. E il trattamento viene venduto al costo di 594.000 euro che evidentemente è un costo fittizio, cioè un costo eh, che serve all'azienda per dire eh, ho investito in questo e agli ospedali, perché è un costo insostenibile dal sistema sanitario nazionale, no? e però se servirà evidentemente all'azienda per dire ho investito nella cura di 10 bambini, quindi ho investito 5 milioni di valori di trattamento e questo viene fatto all'interno di una sperimentazione clinica in cui il farmaco l'azienda in realtà ai pazienti lo dà. Lo dà gratuitamente. No? Però insomma è un grande successo. Non è il primo registrato farmaco di terapia genica registrato in Europa, perché il primo è un vettore per un deficit eh, ereditario eh, di, del, di una lipoproteina, di cui parlerà la penso, nella prossima, nella prossima parte. Naldini continua la sua attività e con, eh, sempre con l'approccio di trasferimento genico col busulfano con vettori lentivirali, eh, eh, fa, eh, eh, inizia eh, due trial clinici, uno per la distrofia metacromatica, una per la sindrome di Wiscott-Oldrich, che sono eh, due malattie eh, dovute a difetti della serie mieloide che hanno un fenotipo importante. A livello anche di ritardo mentale, ma eh, in realtà eh, eh, col trapianto di cellule ingegnerizzate e corrette si aggrediscono, si sostituiscono. Anche la speranza è quella di sostituire anche le cellule che derivano dal sistema eh, ematopoietico eh, anche a livello, a livello cerebrale, e queste sperimentazioni. Sono, sono tuttora in corso in queste sperimentazioni i ricercatori sono andati anche a cercare se ci fossero espansioni di cloni particolari quindi of mutagenesis ma non c'è niente di, di, da riportare tantomeno non c'è espansione di LMO2 quindi questa cosa adesso viene vista come abbastanza, abbastanza sicura e, e, e vabbè, sono editoriali che sono comparsi nel frattempo no? su queste terapie e adesso in pratica ci sono in corso questo è Brici Giuno Ematologi questo è un lavoro recente, del 2015 ci sono in corso sperimentazioni con lo stesso principio quindi vettori lentivirali su cellule staminali ematopoietiche per la beta-talassemia per questo difetto della, della Wiesk-Odry syndrome eh, quindi piastrine e cellule mieloidi eh, CGD malattia agronomotosa cronica difetti, altri difetti dei monociti macrofagi e ovviamente eh, skid, quindi ADA e altri tipi di, di skid, compresi di nuovo la WISCOT tuisto e questa è una tabella anche che vi riassume le stesse cose, vedete sono trial fatti più o meno con lo stesso principio per tutte queste malattie un po' in giro per il mondo, no? Los Angeles, Bethesda, Londra, Milano, Gerusalemme, insomma, leggete un po' voi, per questo tipo di approccio sembra essere per le cellule staminali ematopoietiche un approccio assolutamente vincente, un approccio che è basato sul fatto che, che è la maniera più semplice di fare terapia genica perché io posso prendere le cellule staminali ematopoietiche in laboratorio, ho dei vettori per trasferire efficientemente in poche cellule e poi so che queste cellule faranno il lavoro di espansione quando le rimetto, eh, le rimetto in vivo, questa è la continuazione della tabella e vabbè, questo conclude eh, questa parte.